E adesso ha facoltà di replicare la deputata Saltamartini, a 2 minuti, prego. Grazie Presidente. Guardi, io penso una cosa, che bisogna decidere da quale parte stare, se si vuole continuare a stare sul palco o se si vuole continuare a stare nella realtà. Io credo che lei voglia continuare a stare sul palco e rispetto a questo il suo modo affabulatore, che è così come quello che ha usato all'ONU nel suo intervento di ieri e che magari usa in quest'Aula con la sottoscritta, purtroppo non ha alcun peso. Quindi anche la sua velata critica iniziale sinceramente mi fa sorridere, anche perché io qui rappresento un gruppo politico, non rappresento me stessa, quindi magari portare un po' di rispetto al mio gruppo politico forse sarebbe stato meglio. E in tal senso le voglio ricordare che la mia storia e la mia identità politica fanno sì che oggi sia qui proprio in opposizione, avendo scelto di andare in opposizione a lei e al suo metodo. Detto questo, per venire invece all'interrogazione, che credo che sia cosa più seria delle sue battute, voglio dirle soltanto una cosa. Io a volte mi chiedo come mai questi profughi decidano di affrontare un percorso di 4.000 chilometri, quindi affrontando il mare, affrontando la morte, rischiando la vita, e magari, e perché non vanno nei paesi vicini ai loro, dove non c'è la guerra, dove c'è una grande ricchezza, dove c'è la possibilità di poter restare? Questa è una domanda inutile che vi sollevate, però questa è una domanda Colleghi, sulla quale colleghi, bisognerebbe colleghi, per interrogare. favore, fate finire la deputata, per favore, sta intervenendo la deputata, prego. Sulla quale occorrerebbe interrogarsi. Ma detto questo, siccome forse questo è un Parlamento che non è abituato a parlare di politica estera, soprattutto in questi ultimi 2 anni, perché si preferisce giocare alla politica del meglio stare acquattati, così magari posso avere una posizione di potere, una poltrona, vedi Lady Mogherini, o piuttosto un posto nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove sarebbe importante esserci. Però bisognerebbe capire lì che quali interessi si vanno a difendere, perché vede Presidente del Consiglio, forse le sfugge, ma il tema dell'integralismo islamico, dei terroristi, dei tagliatori di teste, quelli bestie, non altri, caro Presidente del Consiglio. È un tema che dovrebbe riguardare tutti noi, è un tema di interesse nazionale e su questo non si può giocare al nascondersi. Concluda. Bisognerebbe avere il peso politico e l'autorità politica per mettere insieme USA e Russia a combattere contro questi animali. Questo occorrerebbe fare. Se Grazie, l'Italia avesse un deputata. peso politico come ha avuto, La questo farebbe, ringrazio, Presidente suo tempo è del Consiglio. scaduto. Passiamo.